solo mancio, tutta la nazionale italiana merita di essere premiata, così come lo stramerita anche la squadra delle All Star. Insieme questi ragazzi hanno dato vita ad un pomeriggio di basket davvero di grandissimo divertimento, quindi grazie ad Alessandro Gentile, il più giovane rappresentante della formazione di Pianigiani, grazie a Daniel Hackett, anche per lui un ritorno gioioso in nazionale, grazie a Riccardo Moraschini che adesso se ne torna nella sua biella, lo avete visto in precedenza sorridere con un Victor Stanekiz che a sua volta sorrideva, e questa è una buona notizia, grazie a Cinciarini e grazie a Pietro Aradori, trattato quasi come un veterano, un po' meno minuti perché tanto poi ci sarà tempo, adesso diamo spazio ai più giovani e stiamo parlando di uno che è davvero molto giovane, come molto giovane è Niccolò Melli, che di minuti ne ha avuti parecchi e se li è strameritati, e grazie quindi alla nazionale italiana e a Simone Pianigiani, perché abbiamo avuto davvero un grande spettacolo da parte della nazionale italiana e da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questo All Star Game, non è vero Alessandro Mamoli? Eccoci qua Paola. Allora, cominciamo col dire, caro Mario, che Mancinelli diventa il sesto italiano a vincere il premio di MVP dell'All Star Game. Prima di lui, Vincenzo Esposito, Andrea Meneghin, Gregor Fuchs.